Adella, ti ho detto mettiti il berretto. Tu mi hai detto di portarti al tuo paese, io ti ho detto di sì, punto e basta. Ma se non mi spieghi perché non mi sottometto a questa umiliazione del berretto. Perché quando arriviamo in paese con questa macchina guidata dall'autista col berretto fa un altro effetto, la gente deve morire di invidia, specialmente lui e lei. Ma chi è lui? Lui è Cadil e lei è quello, quella mala femmina che ha distrutto la mia vita. Ma che? NU. E che? Nettezza urbana. Nettezza urbana. E poi arrivavo in paese con la macchina guidata da uno della nettezza urbana. No, me l'ha prestato un amico mio questo berretto. Ma guarda un poco, guarda. Ma che me lo metto a fare? Quando entriamo in paese me lo metto, è inutile. Andiamo giù, così t'abituo. T'abituo. Ecco. Guarda come stai bene col berretto. Sto bene, stai benissimo. Qui sta per finire la benzina qua. Veramente? Sì. Ma questa non è una macchina, è una spugna che si beve il mare. Che mi dici? Poco fa ne abbiamo messo quasi 10 litri. 10 litri? Abbiamo fatto 40 chilometri, il conto torna. E ferma là. Questa fa 4 chilometri con un litro di benzina. Con un litro di benzina, 4 chilometri. Cioè, ci vuole il miliardario. Bisogna camminare con l'essa appressa. È vero? Certo. Per i viaggi lunghi. Quanta? Mille litri? Ma no, 1000 lire di benzina, fai il conto, guarda quanto me ne tocca, vai. Ma che ci ha preso per un aeroplano? Ci ha preso per una fortezza volante. L'apparenza inganna. Ma tu perché non ti metti il cappello? Perché si sciupa. Allora raccontami come fu il fatto di quella mala femmina. E come ti permetti? Quella che io solo posso chiamare la mala femmina, per te e per tutti quanti gli altri, è la signora Concetta Passalacqua. Ma insomma, la signora Concetta Passalacqua ti fece cornuta. No, perché in quell'epoca la signora Passalacqua non è stata mai la mia amanda, diciamo, materiale, diciamo. No, tutta una cosa di platonica, dire. Ho capito, ma allora di che cosa ti vuoi vendicare, scusa? Di che cosa? Perché aveva giurato amore eterno a me. Poi si presentò in paese Cadil, che in quell'epoca c'aveva un'industria, diciamo, fiorente, che guadagnava molti soldi. E allora me lo disse bello, chiaro, dice, sai, lasciami in pace, perché io me ne devo andare con Cadil. Allora a me mi pare che si regolò come una persona onesta. No, come quella mala femmina che è, perché ha distrutto la mia vita, capisci? Io capisco solo che c'ho una fame che non ci vedo. Ma non ti preoccupare, quando arriviamo al paese avremo tale di quell'invito a pranzo. Sì, ci inviteranno. Ma figuriamoci, io mi metto dietro, perché sono il comandatore, capisci? Tu sei l'autista, con la lobby in testa, col sigaro in bocca di 250 lire, ma appena passata la porta del paese, ma figurati, ma mi riconoscono subito. La gente mi saluta, mi fa le feste immediatamente e corre a dare la notizia del mio arrivo. E sai come dice? È arrivato Edoardo Moscattone, è arrivato Edoardo Moscattone. Si aprono le finestre e si affacciano i paesani. Ma figurati, anche se stanno lavorando, lasciano il lavoro e si precipitano per vederlo. Lasciano le scarpe pure. Ma ti giuro, quella lascia i clienti col sapone in faccia. La notizia si è sparsa per tutte le case. Sai, quando sanno che hai fatto quadrini, ritorno per tutti il compagno, l'amico, il fratello. E fanno andare per stringerti la mano, per abbracciarti. Ma figurati, escono dalle case i bambini in braccio, si precipitano di corsa dalle scalinate a furore di popolo, finalmente ecco che mi costringono a fare il giro della piazza intorno alla fontana. Uomo, donne, bambini, vecchi, fermi. E il paese impazzisce, impazziscono tutti quanti. Stanno mettendo i manifesti, vedi? Viva Edoardo Moscattone! E arriva la banda. A un certo punto scoppiano in segno di giubilia i mortaletti a festa eterna. Bentornato il nostro amato concittadino. Il sindaco con gli assessori si fanno un dovere e ti vengono incontro. Erano sotto il balcone, proprio sotto la casa di Cadiano. Eccolo là, è lui! Aragna! Sei tu, è vero? Guarda chi è Edoardo Moscattone! Assista al mio trionfo. Piegati, carogna, piega la testa. Avanti, Edoardo Moscattone. L'ho pigliato lavorare, ci si sta pigliando la sindrome. E 20 anni fa mi dicevi, non riuscirai a niente, tu sei un buon a nulla. E una volta mi ha detto in faccia, tu finirai spazzina. E aveva ragione. Ma guarda che tu mi devi rovinare sempre i momenti più belli della mia fantasia, che malino. Ma perché non è vero che fai lo spazzino, anzi nemmeno spazzino di ruolo, a ventizio.
Ma tu stai d'accordo con loro o con me? Ma io non sto d'accordo con nessuno, ne tengo fa. Già, tu sei una banderola che va secondo il bene. Eccolo Capriolo, ci siamo, siamo arrivati. E rallenta, rallenta, che io mi devo mettere il cappello che qua mi riconoscono subito, capisci? E devo passare dietro. Ma senti, rallenta, io rallento. Sono cascata all'altra. Vai piano piano, rallenta. Piano piano. Sono arrivato! Chi se ne frega? Beh? Vai avanti, fermati a quel caffè, ecco. Ignorante. Ma non è possibile. Ma come non è possibile? Ma no, questa è la piazza. Quella è la fontana. Sì. Ma lì c'è un tabaccaio. Io mi compravo sempre le sigarette, il saponetto per la barba. Mi ricordo. Scusa, non c'era un tabaccaio là? No, il tabaccaio sta laggiù in fondo. Il tabaccaio c'era, ma 12 anni fa. Poi ha traslocato. Ma scusa, ma non avevi detto che appena arrivavamo ci accoglieva la bandi, il sindaco? Ma perché non mi hanno riconosciuto ancora, ma ti riconosceranno. Tu suona. Suona poco. Fai chiasso, suona. Abbiamo capito che ce l'hai la macchina. Che modi. È una bella macchina. È bella macchina. Chi è il proprietario? E chi lo sa, ce ne stanno tante. Qui a Rocca Priore. E come no, anche americane con la radio. Catiello. Ce l'ha la macchina? Catiello. Michele Catiello. Non lo conosco. No? No. Ma questi inviti quando vengono? Io c'ho fame. Verranno gli inviti a pranzo. Tu intanto metti in moto e andiamo al bar, perché Catiello andava sempre a bere e là lo troviamo certamente. Ma come, il bar sta qua? Ci andiamo con l'automobile. Vabbè, allora ci vado a piedi. Tu però ricordati, se ti chiama, arriva di corso, ti togli il berretto, comandi. Commendatore. Hai capito? Chiamami commendatore, non ti dimenticare. E suona. Ogni tanto suona. Ogni tanto suona. No, che caffè? Io cercavo... Beh, ma qualche cosa la prendo. Tutti dobbiamo vivere. Datemi un liquoro. Ma un liquoro che costa molto, eh? Subito. E Don Vincenzo, il proprietario, non c'è? No, non c'è più. Non c'è più? No. Io sono la nipote, Antonietta. Vado io al locale. Lui sta a Parigi, si diverte, se la gode. Bravo Don Vincenzo, sembrava un uomo serio. Chi l'avrebbe detto? Chi l'avrebbe detto? Bravo. Io lo conoscevo. Già, perché sono di Rocca Priore. Ah. Adesso sono in città. Edoardo Moscatone, quello famoso. Ma veramente, se manca da tanto tempo non posso mica ricordare. Già, quando sono partito eravate una bambina, si capisce? Non vi potete ricordare. Ma adesso in città ho fatto fortuna. Tengo diversi palazzi. Tengo anche la macchina. La macchina con l'autista. Questo mi fa meraviglia, No. Senta, Antonietta. Io sono venuto perché cerco Catiello. Catiello? Lo deve conoscere. Michele Catiello. Quello che portò i primi gelatini col carrettino, che allora si chiamavano Alaska. Veramente no. Ma se vuole posso chiedere. Mi fai tanto piacere, Antonietta. Ma proprio cosa grata. Grazie. Antonietta? Sì. Beh, com'è andata la ricerca? Guardi che da queste parti nessuno lo conosce. Beh, vabbè, provvedo io. Grazie.
E il bicchierino? L'ho lasciato sul banco. No, il liquore. Ah, quanto costa? 150. 150? Già. In un piccolo paese. Mi sembra un poco troppo. Ecco a voi. Grazie, buongiorno. Prego. E 250 lire il sigaro. Edoardo, si è fatto l'una e mezza e questi inviti a pranzo. Sì, ne ho avuti due, ma li ho rifiutati. E perché? Perché io mi devo togliere prima la soddisfazione. Fammi il piacere, tu sei più giovane, fatti un giretto per il paese. Sì. Cerca dappertutto, a destra, a sinistra, non tornare qua senza catillo. Ma hai dopo capito? Si mangiano? Dopo si mangia, cammina. Niente, non esiste, non lo conoscono proprio. Ma di la verità, ma tu te lo fossi inventato, questo catillo. Ma come invento i catilli? All'età mia invento i catilli. E che ne so, tante volte la fame fa dei brutti scherzi, sai? Io quando c'ho fame vedo delle lucertole così grosse. No, io lo trovo e lo porto qua. Lo faccio salire in macchina a lui e alla moglie. Tu ti precipiti, apri lo sportello e dici con un inchino, commendatore... Ma non facciamo ste buffonate, io l'inchino non lo faccio. E io non estendo l'invito a pranzo ai miei autisti. Aspettami qua. Scusate, buon'ora. Gesù. Catillo. Michè. Sono io, Edoardo Moschettone. Edoardo. Non mi riconosci? Edoardo, sei tu. Ma che fai qua? È andata male, tu, è andata male assai. Lo vedo, peggio di così. E Concetto? Concetto non c'è più. È morto? No, è scappato. È scappato con uno, un certo amico mio. E la gelateria? Non ha funzionato? Come no? Funzionava benissimo. L'ha rubata lei, un poco al giorno, un poco alla volta. Edoardo, ti ricordi quando io dicevo che tu eri un buono a nulla? Come non mi ricordo? Beh, il fesso, l'incapace, il buono a nulla, ero io, non tu. Eccomi qua. Se voglio mangiare, mi tocca raspare in mezzo alla mondezza. Tu non puoi capire queste cose. Io le posso immaginare. Così sono finito. Invece tu hai fatto i soldi, eh? Io? E ho visto quella bella macchina. Michè, quella macchina non è mia. Io non tengo niente. Ma che dici? Se ti ho visto scendere. Ah, perché io faccio l'autista di un signore? Michè, io pure sono un povero disgraziato. Non tengo niente, non ho fatto mai niente. Dicevo sempre domani, domani, domani. E sono passate 30 anni. Mi chiama, vuole andare a mangiare. Un padrone peggio di quello non lo potevo trovare. Beh, te che stai tranquillo, felice. State buono, Michè. Ma come? Già te ne vai. Mi dispiace. La visita di un nemico come te fa sempre piacere. Eravamo nemici veramente, eh? Ma... Mo' so tempo è brutto assai. Guarda, la gente non è più né nemica né amica. Qualunque cosa è niente, io, tu, il paese, la popolazione, l'automobile, siamo niente. Certe volte io mi debbo toccare per capire che esiste veramente. Ma pare d'essere un po' i vinti. Lui viene scemo. Che non può alzare nemmeno la veste a una donna. Il padrone. Quello è il padrone. Quello là. Così giovane e così ricco. Mica ci nascono ricchi. Sta
State buono, Michele. Addio, Eduardo. Ah, meno male. Prego. E non si mangia. Sale fesso.